Grazie a 5W per l'intervista. Buongiorno, ti aveva contattato sì, il mio collega Fabio Palli. Sì. Ok. Parlo con lei? Sì. Ok. Va bene, vi farò due domande, giusto? Che non siano difficili. Ok. Allora, intervistiamo Andrea Di Marco, leader del partito Gente che ha ragione. Buongiorno, sì. Grazie per essere qui con noi. Quali indicazioni? Buongiorno. Buongiorno. Quali indicazioni di voto avete dato ai vostri simpatizzanti per avere ragione in questo referendum? Ma allora, noi ovviamente siamo dalla parte di chi ha ragione, quindi è giusto che questa tornata elettorale faccia uscire le ragioni di chi ce l'ha e quindi in qualche modo sconfiggere per una volta tutti quelli che hanno torto. Sarebbe una grande rivoluzione copernicana nella politica italiana. Il problema sta molto a monte, nel senso che il referendum deciderà se un cambiamento costituzionale, un cambiamento della Costituzione, ma chi ha deciso che sia un referendum a doverlo fare? Perché non si fa un referendum per decidere se il referendum debba essere fatto o non fatto? Quindi noi adesso da oggi ci attiviamo alla raccolta di firme per un referendum abrogativo di referendum, perché vogliamo capire se il popolo vuole che il referendum sia un referendum che decida il cambio della Costituzione. Per questo referendum ci vuole un referendum. Ah, ci sembra una proposta molto interessante per avere ragione. Un'altra domanda, avrà ragione anche come candidato sindaco di Genova per le amministrative del 2017? Non abbiamo ancora deciso se, perché ci sono grosse sacche di gente che ha torto a Genova. Genova è una città con profonde ragioni di torto, per cui dobbiamo capire se coalizzarci con tutte le persone che hanno ragione a Genova sia produttivo oppure invece far sì che diciamo fossero ancora maturi i tempi. E capiremo quanta ragione c'è nella gente che ha ragione di Genova. E noi abbiamo ragione come 5W? A fare questa intervista a lei che è il leader del movimento. Beh, sicuramente siete state con gente che ha ragione e questo in qualche modo vi dà ragione.